Non stupisca che sia stata l'Associazione Alberghi Consorziati a premiare coloro che si sono impegnati ad elevare la qualità dei nostri prodotti enogastronomici. La gastronomia, infatti, costituisce sempre più un elemento attrattivo del nostro turismo, alimentando l'economia del commercio, ma anche quella del sistema ricettivo. Alla presenza e con l'intervento di diverse autorità, a partire dal sindaco Luca Serfilippi, questa mattina sono stati premiati Michela e Sabrina Poli, titolari di Olivab di Colli del Tronto, dove si producono le olive alla scolana, tutte trattate a mano. Simone Romani per la porchetta La Rovere di Calcinelli, Federico Lucarelli, rappresentante di quarta generazione dei vini Lucarelli di Cartoceto, Antonio Gaudenzi, che ha ideato le lasagne al sapore di mare, Fabio Cavazzoni, titolare con il fratello Matteo della pasticceria Cavazzoni nel centro storico di Fano, Gianmarco Ginelli per il formaggio di capra di Frontone, Antonio Calabresi, presidente della Proloco di San Costanzo per la polenta, Giorgio Gabanini, titolare del miele Gabanini, e Marziano Renna dello storico fornaio della panetteria Renna che si trova davanti al Duomo di Fano. Patron della manifestazione Luciano Cecchini, presidente albergatori aderenti alla Confcommercio. Questi produttori veramente meritano tanto, perché noi sul turismo a livello gastronomico ci guadagniamo sempre, perché abbiamo dei prodotti di eccellenza, abbiamo l'occasione di assaggiare le lasagne col famoso granchio blu, che fino a ieri erano un problema, invece i cuochi fanesi, ma non solo, hanno fatto un'ottima ricetta e stanno portando avanti un ottimo lavoro. Ci sarà una pubblicazione per quanto riguarda la enogastronomia? Sì, noi abbiamo già dato incarico al nostro partner che collabora con l'itinerario della bellezza di realizzare l'itinerario dei sapori e del gusto dei 29 comuni, perché il prossimo anno saranno 29 i comuni del progetto itinerario della bellezza, e utilizzando e ringraziando anticipatamente Rolando Ramoscelli di San Costanzo, che molti anni fa realizzò con il contributo di Confcommercio l'itinerario gastronomico, anzi il dizionario gastronomico della provincia di Pesaro-Urbino. E noi estrapoliamo, aggiorniamo questa vecchia pubblicazione sempre con l'aiuto di Rolando Ramoscelli, ma saremo pronti nella primavera del 2025. La Regione Marche sta facendo molto per queste iniziative, noi ringraziamo le associazioni di categorie che tengono vivo questo settore, quello dell'enogastronomia, portandolo alla ribalta della stampa e dei media. Perché? Perché è una grande ricchezza della nostra regione, che stiamo cercando di valorizzare destagionalizzando il turismo. Lo si può fare benissimo con i nostri prodotti di qualità e di eccellenza, e lo stiamo anche facendo con le infrastrutture. Ma parlando della nostra regione, non possiamo non dimenticare l'aeroporto di Falconara, che quest'anno viaggia verso il record assoluto di passeggeri arrivati e transitati nel nostro aeroporto. Si vedono già centinaia e migliaia di turisti stranieri provenienti da mete che non erano abituali a poter godere della nostra regione. Il legame tra la cultura e le tradizioni è estremamente forte, soprattutto quando si pensi che le tradizioni non sono qualcosa di congelato nel passato, ma diventano qualcosa di molto dinamico anche nel presente, che sono veramente una grande cartolina che ci presenta di fronte ad una platea internazionale.